Ciao a tutti, oggi siamo a Marina di Ravenna, siamo a pochi chilometri da lì da Adriano, come vedete siamo vicino al porto dove c'è l'entrata per il porto di Ravenna, questo è il faro e siamo venuti qua perché è ben organizzato questo posto e c'è la possibilità di fare una bella passeggiata lungo la Darsena e poter così, quando è bello il tempo, ammirare il mare in lontananza, le navi che arrivano, le navi che partono, ma soprattutto, come vedete qua, c'è la possibilità di guardare e sognare, perché noi non ce lo possiamo permettere, tutte le navi che sono qui attraccate in attesa della bella stagione per poi prendere il mare. Devo dire che questa immagine fa un particolare riflesso nell'acqua che sembra quasi un grafico che indica qualcosa con la lancettina che fa i vari segni sopra e sotto. Oggi, come vedete, è una giornata nuvolosa, è tutto abbuzzito il cielo, ormai sono giorni che è così, il sole si è fatto solo vedere il primo dell'anno e basta. E qua di fianco invece abbiamo altre navi, non vi so dire che come mai siamo qui, ma sono tirate a secco, vedo che sono tutte numerate, la motivazione non ve la so dire, comunque sono, è anche, diciamo, è un bel posto per poterle guardare e studiarle un po', bella, particolare. Adesso raggiungo gli altri e procediamo. Ecco, ci siamo spostati sulla banchina che va verso il mare aperto. Qui abbiamo un'altra prospettiva della zona di attracco di tutte queste navi a vela che sono qua adesso attraccate ferme. Grazie a questo molo abbiamo la possibilità di camminare per un bel po', godendoci il mare e eventualmente la compagnia delle persone che sono con noi. Come vedete c'è anche ci sono anche degli edifici, Ravenna Yacht Club, dove è possibile consumare qualcosa di edibile. Questo è il parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina e questo sull'estrema destra è il faro che indica l'accesso al porto di Ravenna. Ci sono turisti da tutte le parti e qui andiamo dall'altra parte, è il canale principale che permette l'accesso al porto di Ravenna. Delle volte stando qui è possibile vedere entrare e uscire i rimorchiatori o addirittura le navi da crociera che arrivano qui o partono da qui. È un bel posto, tranquillo, si sentono le onde infrangersi sulle murature in cemento. Questa viene anche chiamata camminata perché permette di camminare appunto. Vedete, quello che vi feci vedere poc'anzi era solo una piccolissima parte. Qui ce ne sono tantissime di navi attraccate e in sosta in attesa di essere utilizzate. Tutte belle navi, sicuramente molto costose. Noi non ce le possiamo permettere. È una bella immagine comunque. Perché io il moro è su 4, avanti 500 metri. No, c'è una turista che ha chiesto informazioni a noi, ma noi ne sappiamo meno di lei. Bello, devo dire. Pur se io non sono un appassionato di navi, fa comunque sempre la sua bella figura vedere tutte queste navi attraccate. E ovviamente chi è iscritto a questo yacht club può usufruire di tutti i servizi che offre.
il Ravenna Yacht Club. Infatti l'accesso in questa zona è limitata a chi ha la nave, la barca attraccata o comunque che socio. Noi forse ci potremmo al massimo permettere questi gommoni qua e basta. Però è comunque una bella zona. C'è gente che passeggia, c'è gente che corre, che va in bici, che si gode il panorama quando è possibile vederlo, c'è gente che si mette qui e pesca. Ecco, siamo fortunati. Siamo capitati nel posto giusto al momento giusto. C'è una nave che sta partendo, come vedete qua sull'estrema destra dello schermo c'è anche una persona che sta guatando curiosamente, stando seduto sulla panchina. È una nave cargo. Diciamo, fa sempre un certo effetto dal mio punto di vista vedere queste enormi navi che partono per un viaggio, penso probabilmente intorno al mondo, in qualche destinazione molto lontano. Certo, non vanno velocissimo, comunque sono belle da vedere. Adesso vedremo quando si avvicinerà maggiormente come il nome e di che bandiera è. Eccola qui che si è avvicinata a noi. Ah, Grimaldi Lines. Quindi presumo che sia un traghetto. Questa magari è un po' una pubblicità occulta, però non ci posso fare niente dato che la scritta è bella grossa sulla fiancata della nave. Eurocargo Salerno. Sì, infatti è pieno di macchine, sta trasportando le macchine, quindi una sorta di traghetto che porta a destinazione tutte queste macchine. Adesso sì, pensa che siano macchine nuove là sopra. Fa tutto un certo effetto. Come vedete in fondo lì dietro il rimorchiatore che finora ha aiutato la nave, quanto sembra sta girando e ritornando presso il proprio punto d'ormeggio perché ha concluso il suo lavoro di gestione della movimentazione della nave in uscita dal porto canale. Sì, sono tutte macchine, quindi probabilmente è una nave adibita al trasporto di macchine in altra zona d'Italia. Vedete, ci sono su delle persone, probabilmente membri dell'equipaggio, Eurocargo, Valletta. E questa che vedete sull'estrema sinistra, sul fianco e sulla parte posteriore della nave, sono le rampe che usano per l'accesso e lo scarico, a poppa, non sulla parte posteriore, a poppa della nave. Bella. Dal mio punto di vista fa sempre un certo effetto vedere queste grosse navi uscire. E dietro, come si può adesso vedere, ve lo faccio vedere, c'è la nave pilota che andrà adesso a recuperare il pilota che lavora presso questo porto. Infatti durante la fase di entrata uscita dal porto c'è un incaricato che sale a bordo della nave e la gestisce in tutta la fase di movimentazione. Ecco che la nave pilota, la barca pilota, la nave pilota si avvicina adesso per recuperare
caricato, che attualmente è ancora presente sulla nave. E va bene, dai, con questa bella immagine della nave in uscita dal porto canale di Ravenna, vi saluto al prossimo video. Ciao, grazie a tutti, ricordatevi, iscrivetevi al mio video e mettete un like se vi è piaciuto, vi piacciono i miei video, e condividete il più possibile. Ciao a tutti, grazie.